Il ritrovamento di questo dipinto è per la parrocchia della Badia, ma anche direi per la città di Arezzo, un'occasione per ritrovarsi come comunità, ritrovarsi come chiesa e soprattutto ritrovarsi come popolo. È tornato a nuova vita il dipinto su tela raffigurante Guido Monaco, realizzato nel XVIII secolo da autore ignoto, misura 170 x 120 cm e raffigura un interessante ritratto di Guido d'Arezzo, monaco benedettino considerato ideatore della moderna notazione musicale. È stato quello che ha messo un cantore che non aveva mai sentito un canto prima di poterlo intonare, mentre prima bisognava sentirlo da qualcun altro e imparare la memoria. Il quadro era stato collocato nel sottocampanile. Nel risistemare gli spazi ci si è accorti dell'importanza dell'opera e si è deciso per il restauro. Un restauro indispensabile, però vabbè, difficile perché le condizioni dell'opera erano un po' gravi riguardo alle lacerazioni che si erano effettuate tenendole in depositi, così, quindi è stato un recupero importante. Ecco. Il restauro è stato, cioè, come tutti i restauri, complessi, però l'importante è il risultato. Il restauro è stato reso possibile grazie all'interessamento del Rotary Club di Arezzo, con il contributo anche dell'Inner Wheel. Siamo soddisfatti di aver regalato alla città un'opera che si stava perdendo. E in questo momento così anche difficile e terribile, poter restituire alla città un'opera così bella, così importante, direi che è una grandissima soddisfazione, ne siamo veramente onorati, perché al di là di tutto Guido Monaco è importante sì per Arezzo, ma direi che per tutto il mondo. L'opera adesso è stata collocata nella sacrestia della chiesa della Badia delle Sante Flore e Lucilla nel centro storico aretino. Questa non è una chiesa, questa è la Badia d'Arezzo, insomma è un punto non solo centrale nella situazione geografica della città, ma è importante per la storia di questo luogo, che è una storia molto significativa.